Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Io sono partito qui dal liceo scientifico di Bitonto e poi sono stato frequentato l'Università di Bari, Scienza di Informazione, e di là ho cominciato a lavorare presso un'azienda che si occupava di informatica per lo spazio a Taranto, la Space Software Italia, che era una joint venture tra un americano, la Computer Science Corporation e la Legna Spazio Italiana. Dopodiché, questo accadeva nel 1991, poi nel 99 c'è stato la prima proposta vinta per l'Agenzia Spaziale Europea, e di là è nato proprio, diciamo, la mia collaborazione con l'ESA. E da questo momento in poi è stata tutta una serie di esperienze nell'ambito, appunto, della ricerca spaziale e della tecnologia spaziale, che mi ha portato a passare da progetti di telecomunicazioni come Neosat attualmente, fino, diciamo, a progetti di radar sintetici come il primo XR nel 94, per cui sono stato anche alla NASA, ho collaborato con la NASA per qualche mese. E attualmente lavoro in ESTEC, quindi sono proprio parte dell'Agenzia Spaziale Europea, dove mi occupo di informatica, di software, e in modo particolare del software che serve per gestire i dati per fare telecomando e telemetria di satelliti o di lanciatori. E questa è una parte molto interessante, perché effettivamente è il cuore dell'informazione che serve per la gestione di sistemi spaziali, e il mio lavoro consiste nel verificare che questi dati siano corretti, siano validi, e che appunto non ci sono rischi per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo dei sistemi. Parlavo prima di Neosat, che è un sistema di telecomunicazioni, ma in realtà sto anche lavorando per Galileo ormai da parecchi anni, dove ho sempre lo stesso ruolo. E Galileo è, diciamo, una vera e propria sfida europea alla tecnologia americana per quanto riguarda la navigazione, quindi il GPS, e alla fine fornirà servizi più evoluti, continuità nel segnale, perché va ricordato che il GPS, sì, è vero che è gratuito, però è anche vero che è di proprietà degli Stati Uniti ed è una proprietà militare, quindi in effetti loro possono oscurare il segnale in qualsiasi momento, specialmente in situazioni di crisi, come già è capitato in passato, e chiaramente questo avrebbe delle ripercussioni incredibili, diciamo, effettivamente molto gravi da tutti i punti di vista, perché ormai il GPS si usa dappertutto, ma non solo come posizionamento, ma anche come sincronismo temporale. Basta pensare alle transazioni bancarie. E niente, oggi sono qui, sono molto contento di essere qui, di poter essere, diciamo, il tramite per divulgare l'informazione scientifica, specialmente quella spaziale, e di dare un messaggio specialmente ai ragazzi per quanto riguarda la possibilità, gli sbocchi e la passione che questo campo offre. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.